buonasera a tutti, sono Giovanni Meneghetti dell'Università di Padova. Avrei dovuto presentare questo lavoro Marino Quaresimin, che non si è sentito bene questa mattina, ho saputo che non sarebbe venuto, quindi ho cercato di raccogliere le idee e di preparare la presentazione. Allora, abbiamo studiato dal punto di vista sperimentale e della progettazione, giunti a semplice sovrapposizione, il materiale composito incollato. Il piano della presentazione è questo. Prima vi presento i risultati delle prove sperimentali. Abbiamo eseguito prove in controllo di carico, in trazione e trazione, analizzando diversi parametri tipici per la progettazione di questi giunti, per la lunghezza di sovrapposizione, la configurazione dell'estremità del giunto, poi dimostrare cosa si è fatta, e il layout. Dopo avervi presentato i risultati, in sintesi, vi presento brevemente il danneggiamento che abbiamo visto manifestarsi in laboratorio durante le prove, e sulla base di quello che abbiamo osservato, il modello per la progettazione di questi giunti che abbiamo immaginato, che è basato sulla distinzione delle fasi di innesco e di propagazione, quindi un modello per prevedere il stimare il numero di cicli innesco e un secondo modello per prevedere il numero di cicli a propagazione. E infine mostrerò la validazione del modello. Allora, abbiamo considerato giunti a semplice sovrapposizione, incollati. Gli aderendi erano laminati in tessuto Twill 2x2, in materiale in carbonio, e l'adesivo era un bicomponente epossidico. La configurazione delle estremità del giunto considerate sono due. Allora, in un caso la colla formava un fillet con l'aderendo, nel secondo caso invece lo spessore di adesivo formava un angolo di 90 gradi con gli aderendi. Abbiamo analizzato tre layup, 06, 45, 02 e 45, 20. Nel caso dei layup a 45, l'interfaccia con la colla è sempre un tessuto a 45 gradi. Ecco, questi la lunghezza della sovrapposizione considerata, per doppio, due valori, 20 e 40 mm. Allora, per quanto riguarda i risultati sul laminato 06, fanno parte di prove già svolte da Quaresimin e Ricotta, pubblicate 3 anni fa, mentre i nuovi risultati fanno parte di una pubblicazione che è in stampa. Allora, la configurazione dell'estremità del giunto si vede bene in questa foto. Questa è la configurazione edge e questa è la configurazione fillet. Comincio a presentare i risultati delle prove sperimentali, analizzando in un secondo momento il meccanismo di danneggiamento che abbiamo osservato. Allora, per quanto riguarda l'effetto della lunghezza di sovrapposizione, si vede che qui in questa figura sono riportati i giunti con estremità fillet. Aumentare la lunghezza di sovrapposizione da 20 a 40 mm, 20 sono i simboli vuoti, porta ad un aumento della durata fatica, parità di carico esterno applicato. La sigma si riferisce all'area di uno dei due aderendi, l'aumento di vita, parità di livello di carico, è di circa un ordine di grandezza. Ancora si osserva un aumento della durata fatica, parità di livello di carico applicato, anche per i giunti con configurazione square, edge, quindi l'aumento della lunghezza di sovrapposizione porta un beneficio sulla fatica, qualunque sia il layup scelto. Per quanto riguarda il confronto fra la configurazione fillet o square edge, si vede che la configurazione fillet, qualunque sia il layup degli aderendi, porta ad un aumento della resistenza fatica. Qui mostro i risultati per la lunghezza di sovrapposizione 20 mm, ma lo stesso si osserva per la lunghezza di sovrapposizione 40 mm. L'aumento in termini di vita, parità di livello di carico applicato, è di circa un fattore 5 a favore della soluzione fillet rispetto alla soluzione square edge. Vedremo dopo che questo incremento della vita fatica è dovuto al ritardo della fase di innesco dovuta alla configurazione fillet rispetto a quella square edge. Lo vediamo qui. Se diagrammiamo gli stessi risultati considerando solo la vita a innesco, poi definirò come è stato assunto
è stato definito l'innesco, vediamo che il miglioramento della resistenza fatica della configurazione fillet rispetto alla spallaggia si gioca praticamente tutto sulla fase di innesco. Per quanto riguarda l'effetto del lay-up sulla resistenza a fatica, qui ho plottato i risultati relativi alla configurazione fillet con lunghezza di sovrapposizione 20 mm. Sono distinti i tre lay-up 06, 45, 02 e 45, 20. Per ogni lay-up il simbolo vuoto indica il numero di cicli a innesco, il simbolo pieno il numero di cicli a rottura. Si vede che tra i vari lay-up che abbiamo analizzato, quello che porta un maggiore beneficio sulla durata fatica è quello che presenta un'interfaccia con la colla di una lamina disposta a 45 gradi, e si vede che il guadagno che si ha è dovuto soprattutto alla vita a innesco. Questa ha una spiegazione che vedremo dopo riguardo al parametro di campo locale da cui abbiamo fatto dipendere la vita di innesco calcolata nel punto in cui abbiamo osservato innescarsi la perizia. Analizzate le principali dipendenze della durata fatica di questi giunti dai parametri overlap, configurazione dell'estremità del giunto incollato e del layup, vi presento adesso i meccanismi di danneggiamento che abbiamo osservato durante le prove in laboratorio. Allora, il danneggiamento avviene secondo quello schema rappresentato nella figura, con riferimento ai giunti fillet. L'innesco della cricca avviene in prossimità del piede, diciamo, cioè tutto saldato del piede dell'incollaggio, e poi la cricca entra nella colla e almeno inizialmente tipicamente viaggia all'interfaccia tra aderendo e adesivo. Quindi osserviamo una fase di innesco seguita da una fase di propagazione. La fase di propagazione però abbiamo visto essere molto complicata. Allora, se in questa figura distinguete un aderendo, l'altro aderendo, e questo è lo strato incollato, quindi il quadro si riferisce a quello verde riportato nella figura schematica, si vede che dopo l'innesco della cricca, che riconoscete con il tratto blu, la cricca propaga inizialmente all'interfaccia fra aderendo e adesivo, dopodiché in questo caso ad esempio la cricca entra dentro la prima lamina di composto e propaga come una cricca intralaminare. Questo aderendo è uno 06, quindi questi sono i due mazzi di fibre a 0 gradi, quello che esce dallo schermo e quello parallelo allo schermo, e la cricca che propaga come cricca intralaminare. Quindi, riassumendo con una figura, quello che abbiamo osservato in laboratorio è un innesco in prossimità del piede, poi la cricca entra dentro la colla, propaga nella direzione della larghezza del provino e poi taglia la giunzione secondo quel meccanismo. L'innesco, questo innesco qui sulla colla, è chiaramente visibile in laboratorio. Si vede proprio un tightening della colla in uno o più punti. Dopodiché la cricca di innesco, quello è un dettaglio, si unisce, forma un fronte unico nella larghezza del provino e poi taglia il giunto propagando l'interfaccia oppure come cricche intralaminare e interlaminare. Nel caso di giunti square edge, tipicamente abbiamo osservato un innesco in corrispondenza del piede più o meno a spigolo vivo della colla e poi una propagazione all'interfaccia. Approfitto di questa fotografia per mostrarvi, questo è lo strato di colla, per garantire una costanza dello spessore della colla i giunti sono stati preparati incollandoli e interponendo nello strato incollato delle sferette di vetro in modo da garantire uno spessore di colla grosso modo costante pari a 0,15 mm. Quindi quella cavità sferica è in realtà una sferetta di vetro. E poi si intuiscono qui queste che sembrano cavità, in realtà è il ply che è stato tolto e quindi sono quelle cavità in cui la colla è entrata per aggrappare meglio l'aderendo. Dopo l'innesco, in questo caso la cricca è proseguita grosso modo all'interfaccia,
dopodiché qui ad esempio è propagato come crick interlaminare, poi di nuovo crick all'interfaccia e così via. Quindi i percorsi di propagazione, i meccanismi di danneggiamento sono estremamente complicati. Questo è un altro esempio di giunto square edge, in questo caso dopo l'innesco non si è avuta propagazione all'interfaccia con l'aderendo, la cricca è entrata subito come cricca intralaminare e ha propagato all'interno del primo strato a 45 tra i due mazzi di fibre. Quindi in questo caso il meccanismo osservato è stato cricca intralaminare, poi cricca interlaminare, quindi all'interfaccia tra le lamine a 45 gradi e quella a 0, poi di nuovo intralaminare e così via. Allora, sulla base di questi meccanismi di danneggiamento complicati abbiamo immaginato un modello per progettare queste giunzioni basato sulla distinzione tra una fase di innesco della vita fattica e una fase di propagazione. Non ci siamo posti il problema dal punto di vista scientifico della definizione di numero di cicli a innesco, semplicemente ne abbiamo dato una definizione operativa come spesso si fa, definendo per comodità in relazione anche agli strumenti di misura che avevamo in laboratorio, definendo come innesco il numero di cicli necessario per portare la cricca al bordo su una lunghezza di 0,3 mm rispetto al bordo dell'aderendo. Questa è stata la definizione che abbiamo dato. Quindi durante le prove sperimentali noi abbiamo periodicamente smontato il provino della macchina e osservato quattro lati A, B, C, D. Il primo, che mostrava una cricca di lunghezza pari a 0,3 mm secondo quella figura, definiva il numero di cicli all'innesco. Allora, questo per i vari layout e la configurazione dell'estremità incollata è il riassunto del rapporto tra il numero di cicli a innesco e il numero di cicli totale a frattura, quindi MI diviso MF in percentuale. Si vede, dando una prima occhiata ai risultati, che il vantaggio di passare alla configurazione fillet è l'aumento del percentuale di vite che si riferisce poi in termini assoluti, l'aumento, dicevo, di percentuale di vite innesco rispetto a quella totale, quindi la configurazione dell'estremità fillet rispetto a quella square protegge il giunto dall'innesco della rottura a fatica. Il minimo, sottolineo il valore minimo e il valore massimo, nel caso degli square edge l'innesco ad esempio può avvenire già dopo il 10% della totale vita a fatica, nel caso della configurazione fillet la maggior parte della vita è spesa per innescare la cricca, cioè portarla a una lunghezza di 0,3 mm. Vi presento adesso brevemente il modello che distingue, come dicevo, la fase di innesco e di propagazione. Allora, la fase di innesco è stata studiata considerando la geometria del giunto non criccata e correlando la fase di innesco a un parametro che quantifica l'intensità del campo di tensione, in analogia a quello che ha già presentato il professor Lazzarini prima. Quindi, detta MF, la totale vita fatica del giunto, abbiamo un numero di cicli MI speso per innescare la cricca e un numero di cicli NP speso per rompere completamente il giunto. La prima fase è stata correlata, NI è funzione di un parametro H che stima l'intensità dei campi di tensione, cioè il lavoro di Lazzarini, Quadrizzolino e Ferro sull'argomento, e la fase di propagazione è stata studiata integrando una legge costitutiva di propagazione, in analogia a quanto si fa con la meccanica della frattura, definita in base allo strain energy release rate. Allora, la procedura per calcolare la vita fatica del giunto è quello di calcolare il parametro di intensità H0 da un'analisi degli elementi finiti, entrare in una banda che fornisce il numero di cicli a innesco in funzione del range di variazione dell'intensità del campo di tensione H0. Questa banda è calibrata sui risultati sperimentali, esattamente quanto abbiamo fatto in passato con i giunti saldati. Con questa procedura si stima la vita a innesco. Per la fase di propagazione, calcolato il rilascio di energia da un'analisi di elementi finiti, si integra una curva tipo Paris tarata sui risultati sperimentali. La somma delle due numeri dei cicli di propagazione fornisce la vita totale del giunto.
brevemente vediamo quindi come si affronta la prima parte per calcolare la vita di un network e come si affronta la seconda parte. Allora, avendo un giunto incollato di materiale 1 aderendo a materiale 2 adesivo, abbiamo, a causa della geometria e delle differenti proprietà elastiche dei due materiali, una singolarità che nasce, quindi studiando il problema come piano, un sistema di riferimento centrato nel punto di singolarità, l'espressione dei campi di tensione, come è dimostrato da Lazzarini, Pavesini e Ferro, si possono esprimere come un'espansione in serie in cui è stato considerato il primo termine asintotico e in particolare il parametro di campo H0. Le analisi sono state fatte con modelli piani, con elementi parabolici, la dimensione degli elementi dovendo calcolare il campo locale è risultata molto piccola, dell'ordine di 10 alla meno 5 mm, questo costituisce ovviamente un problema nell'esecuzione dei calcoli, e questi sono in sintesi i risultati con le due configurazioni, square edge e fillet e i due layout. La potenza della singolarità del primo termine nelle espressioni è poco, è 0,43 nel caso dell'interfaccia a 45 gradi square edge e 0,23 nel caso della configurazione fillet, e qui sotto per le varie lunghezze di sovrapposizione sono riportati i rapporti tra la tensione ordinale riferita all'aderendo e il parametro H0. Si vede che a diminuire della lunghezza di sovrapposizione aumenta leggermente il parametro di campo, e che l'interfaccia con un solo strato a 45 gradi garantisce un'intensità del campo leggermente inferiore. Infatti in Nesco, se vi ricordate nella presentazione dei risultati sperimentali, si trovava che la soluzione migliore era quella di mettere un solo strato a 45 gradi rispetto alla soluzione di un laminato 0,6 e un laminato con due strati a 45 gradi diciamo, affacciati alla colla. Allora, questo è il riassunto, non sono tutti i dati li trovate nell'articolo, ma non ho avuto tempo di metterli tutti. Questa è la curva tarata sui risultati sperimentali, la curva che fornisce il numero di cicli in Nesco in funzione del range di variazione del parametro di campo. E qui sono raccolti i risultati relativi ai layup con interfaccia a 45 gradi per le due lunghezze di sovrapposizione analizzati. Questa è una curva di progetto riferita ai giunti square edge, un'analoga curva è stata fatta, tarata sui risultati sperimentali per i giunti fillet. Per quanto riguarda la propagazione, allora in questo caso abbiamo ritenuto opportuno, vista la cedevolezza che aumenta progressivamente quando la cricca propaga sull'aggiunto, abbiamo ritenuto opportuno, dicevo, fare analisi agli elementi finiti tenendo conto dei grandi spostamenti, cosa che non abbiamo fatto invece nel caso del calcolo del parametro A. Infatti in assenza di cricca il giunto è sufficientemente rigido per ritenere valide le analisi lineari elastiche. Quindi questa è la configurazione del giunto criccato. Abbiamo ipotizzato sempre che la propagazione avvenisse simmetricamente dalle due parti, questa è una semplificazione rispetto alla realtà sperimentale, e lo strain energy release rate è stato calcolato secondo gli articoli presenti in letteratura sulla base praticamente delle forze che servono per richiudere la cricca nel sistema di riferimento ruotato, perché l'analisi sono in grandi spostamenti, quindi si considerano le forze nodali e gli spostamenti di apertura di modo 1 e modo 2 per calcolare le due componenti. Queste sono le curve di G totale e delle due componenti G1 e G2 per i giunti fillet con lunghezza di sovrapposizione 20 mm in funzione della lunghezza della cricca normalizzata alla lunghezza di sovrapposizione. Quando la cricca raggiunge il valore critico di energia a rottura, che era noto da prove di Quaresimin e Ricotta precedenti, la rottura del giunto avviene. Questi sono esempi di curve di propagazione su provini, dicevo abbiamo monitorato i quattro lati smontando periodicamente il provino dalla macchina, e come si vede la propagazione non è affatto simmetrica per fronti rettilinei, è molto più complicata in realtà, però addirittura in questo caso non si è avuta propagazione su due lati, tutta la propagazione si è avuta negli altri due,
tra l'altro questo è un giunto fillet rispetto allo square edge precedente, vedete come l'innesco sia avvenuto all'85% della totale vita a fatica. Quindi il modello prevede propagazione simmetrica di due confronti rettilinei ortogonali al punto, quando invece la realtà, come avete visto dalle curve sperimentali, è più complicata. I dati di propagazione sono stati elaborati secondo la normativa per ricavare una curva di propagazione in funzione del rilascio totale di energia, che ha quella espressione per tutti i provini, analizzati. HL significa high load o low load, per distinguere i livelli di carico. Quindi sulla base di questo abbiamo potuto calcolare per i vari giunti la vita innesco e la vita propagazione e confrontare la stima con i dati sperimentali. I confronti sono molti per i provini, quindi mostro uno, allora il precedente, scusate, si riferiva al numero di cicli innesco, questo si riferisce al numero di cicli di propagazione, in rosso la curva sperimentale con i punti sperimentali, in blu i punti calcolati, e quindi questo è il risultato di vita totale. Nell'articolo ovviamente abbiamo messo, per dare un'idea della robustezza del modello, il caso peggiore e il migliore. In conclusione, abbiamo analizzato giunti con configurazione fillet o square edge. I giunti fillet garantiscono una vita a parità di livello di carico circa 5 volte superiore in base alle nostre prove. Ottimizzando il lay-up, la vita fatica innesco può essere migliorata, in particolare fra i lay-up analizzati migliore quello con una lamina a 45 gradi in interfaccia. I percorsi di propagazione sono multipli, possono essere interlaminari e interlaminari, quindi i meccanismi di danneggiamento osservati sono complicati. Sulla base delle osservazioni abbiamo cercato di sintetizzare la realtà sperimentale in un modello che sia abbastanza aderente alla realtà. Sicuramente. Grazie.